Bene, c'è stato uno dei miei spettatori che ha risposto alla mia constatazione, diciamo, no, che Tolkien sembra interessare di meno di Lovecraft, per cui avrebbe meno spettatori, apparente disinteresse rispetto a Lovecraft. Bisogna vedere se è proprio così o se è come ho anche immaginato, il fatto che le scuole sono finite, magari tanti ragazzi, insomma, hanno qualcosa di più interessante da fare che guardare i miei video. Allora, penso che farò così, cioè, siccome questo spettatore diceva, sì, sarebbe interessante variare più spesso, però capisco che certe cose richiedono una continuità. Vediamo di salvare capra e cavoli, eventualmente fare, non so, 10 o 20 video di un argomento, poi passarne a un altro, farne 10-20 di quell'altro argomento, e poi ritornare al primo, magari, cioè provare a trattare due o tre argomenti in successione, o anche meno di 10, vediamo anche 5, o a seconda della situazione, dell'intensità dell'argomento. Adesso vedrò cosa posso fare. Comunque, per il momento continuo con Tolkien, diciamo, faccio un altro capitolo, ecco, perlomeno, e dopo magari eventualmente decido di cambiare argomento e poi ritornare al Quintessence Meridian più in avanti. Allora, l'ultima volta avevo descritto la successione della famiglia di Finwë, no? Cioè i componenti principali della famiglia di Finwë, che vengono elencati proprio perché poi diventeranno i protagonisti di tutta la vicenda legata ai tre Silmaril, i tre gioielli creati da Feanor e attorno a cui ruota tutta la vicenda, no, di questa famiglia e degli elfi che combattono contro Melkor. Vedremo poi, insomma, come si arriva a questa situazione. Dopo aver descritto appunto la famiglia di Finwë e i suoi futuri eroi, diciamo, che faranno quasi tutti una tragica fine, a parte Galadriel e suo padre, il capitolo finisce con la conclusione, diciamo, delle vicende dei Teleri, che finalmente arrivano a destinazione, arrivano a Valinor, no? Ma sempre con una certa volontà di restare un po' legati al mondo di qua, no? E infatti alla fine si trova una situazione di compromesso. E allora, l'ultima volta avevo detto che erano arrivati con la zattera di pietra Tol Eressëa proprio di fronte alla baia di Eldamar, e lì erano rimasti sull'isola, no? Da cui potevano scorgere la luce di Valinor che passava, la luce dei due alberi che passava attraverso il Kalakir, il passo di luce, no? Illuminava Tirion, la grande città degli Elfi, e raggiungeva le sponde occidentali dell'isola di Tol Eressëa. Dunque, va qui narrato come i Teleri finalmente giunsero nella terra di Aman. A lungo dimorarono in Tol Eressëa, che poi in seguito sarebbe rimasto sede di molti elfi ritardatari venuti da Oriente, venuti dalla Terra di Mezzo. Ma un po' alla volta i loro cuori mutarono e si sentirono attratti dalla luce che fluiva d'oltremare all'isola solitaria. Erano strappati tra l'amore per la musica che le onde facevano sulle loro rive e il desiderio di rivedere i loro simili e di ammirare lo splendore di Valinor. Alla fine, però, la brama di luce fu più forte, sicché Ulmo, piegandosi al volere dei Valar, inviò Ossë, loro amico, e benché a malincuore insegnò ai Teleri l'arte di costruire navi, finalmente. Anche se, a dire il vero, c'è una certa ambiguità perché cioè Ossë aveva già insegnato a costruire navi a Círdan e ai suoi, no? Falathrim. Quindi che erano Teleri anche loro, uno dice, ma che bisogno c'era di reinsegnare poi a Teleri
agli altri teleri, nel senso, cioè non, Kirda non aveva insegnato anche agli altri teleri come si costruiscono le navi, evidentemente no. Ma suona un po' strano, un po' come una sorta di ripetizione inutile. E quando i loro vascelli furono costruiti, egli portò loro, come dono da Dio, molti cigni dall'ala robusta, e i cigni trassero le candide navi dei teleri per il mare senza vento, e così alla fin fine giunsero ad Aman e alle sponde di Eldamar. Ivi essi dimorarono e, se lo desideravano, potevano scorgere la luce degli alberi e calpestare le strade dorate di Valmar e calcare le scale di cristallo di Tirion su Tuna, la verde collina. Ma soprattutto essi solcavano con le loro navi veloci le acque della baia della casa degli Elfi. Oppure avanzavano nelle onde sulla battigia, i capelli scintillanti alla luce che promanava d'oltre il colle. Cioè, si capisce che nuotavano, insomma. Molti gioielli diedero loro in Noldor, opali, diamanti e pali di cristalli, che si sparsero sulle rive e gettarono nelle lagune. Cioè, perché per loro, appunto, cioè, non essendo oggetti di scambio, dico, sono oggetti puramente ornamentali, cosa fanno? Li gettano sulle spiagge e nelle lagune in modo da creare un meraviglioso scintillio. Meravigliose a vedere erano le spiagge di Elende in quei giorni, no? Da noi non sarebbe possibile neanche buttarci dei comuni cristalli, perché a parte il fatto che poi gli ecologisti magari troverebbero da ridire sul fatto che i cristalli inquinano robe di questo tipo, ma anche arriverebbero i turisti vandali che frenerebbero via tutto quanto, quindi la cosa non è proponibile nel nostro mondo. Comunque è per far capire, no, come gli immortali, prima i Valar, gli dei, e poi gli Elfi, abbiano trasformato il loro regno, il loro mondo, in un regno favoloso di meraviglia senza fine, no? Perché prima era una terra come tutte le altre, e dopo l'hanno trasformato, dandogli un aspetto più che paradisiaco, cioè rendendola diversa da tutti gli altri paesi della terra. Dunque, e molte perle si procurarono strappandole al mare, e le loro aule erano di perla, e di perla le dimore di Olwë ad Alqualondë, il porto dei cigni, illuminato da molte lampade. Quella infatti era la loro città e il ricovero delle loro navi, le quali erano fatte a somiglianza di cigni, con becchi d'oro e occhi d'oro già detto. Si accedeva al porto per un portale che era un arco di roccia viva scavato dal mare, e questa si levava ai confini di Eldamar, a nord del Kalakiria, dove la luce delle stelle era lucente e chiara. Cioè, i teleri non vanno a vivere a Tirion, restano sì ad Eldamar, ma proprio nella punta settentrionale sulla costa, dove in fin dei conti la luce degli alberi non arriva perché ci sono le montagne di mezzo, no? E restano sotto la luce delle stelle, e la loro città è illuminata solo dalle lampade. Restano anch'essi nella notte eterna, in modo appunto da poter avere l'uno e l'altro, cioè avere la sensazione di vivere ancora nella terra di mezzo, e poter stare vicino al mare, e nello stesso tempo basta che prendano su una bisaccia da lavoro, prendono il cavallo e possono raggiungere benissimo in breve tempo sia Tirion che anche Valinor e la città di Valmar. E noi vediamo che questa è la formazione poi definitiva. La formazione definitiva del mondo di Aman, del mondo degli immortali. Col passare delle ere, i Vanir giunsero ad amare la terra dei Valar e la luce piena degli alberi, e abbandonarono la città di Tirion su Tuna per andare ad abitare sulla montagna di Manwë o per le piane tra i boschi di Valinor, in tal modo separandosi dai Noldor.
ma il ricordo della terra di mezzo sotto le stelle rimase nei cuori dei Noldor, i quali si insediarono nel Calachiria e sui colli nelle valli da cui s'udisse il rumore del mare occidentale. E benché molti di essi sovente andassero per il paese dei Valar, in lunghi viaggi alla scoperta dei segreti della terra, dell'acqua e di tutte le cose viventi, pure in quei giorni le genti di Tune e Alqualondë stavano assieme. Finwë regnava in Tirion e Olwë in Alqualondë, però Ingwë era sempre tenuto per supremo re di tutti gli elfi ed egli perciò abitava ai piedi di Manwë sopra Taniquetil, no? Cioè, alla fine ci sono tre regni degli elfi definitivi. Almeno nella terra di Aman, con le tre stirpi in sedi separate, unite dalla loro fratellanza, unite in pace, però nello stesso tempo separate. I Vanir vivono a Valinor e addirittura sulle pendici del monte Taniquetil, in compagnia dei Valar e dei Maiar, no? Sotto la luce piena degli alberi. I Noldor, che sono più nostalgici, vivono nella baia di Eltamar, nella città di Tirion, e i Teleri, che sono ancora più nostalgici della Terra di Mezzo, vivono sempre sulle rive, un po' più a nord, dove splendono le stelle, nella città di Alqualondë, no? E tale resterà fino alla fine del mondo, questa tripartizione, no? I Noldor, già nel mondo di Valinor, dimostrano la loro tendenza a voler scoprire, studiare, cioè esplorano tutta la terra di Aman fino agli estremi confini occidentali, dove c'è appunto il Kaiar, l'oceano accerchiante, no? E gli abissi dello spazio, no? Perché a quel tempo la Terra era piatta, no? Come avevo detto, e Arda era piatta, dopo è diventata sferica. Poi questo studio delle cose lo porteranno nella Terra di Mezzo, quando decideranno di ritornarvi. Dirà, dunque, di rado accadeva che Fëanor, figlio di Finwë, e i suoi figli dimorassero a lungo in un luogo, ma viaggiavano di qua e di là, per tutta Valinor, spingendosi sino ai confini della tenebra e alle fredde rive del mare esterno, alla ricerca dell'ignoto. No, cioè, sotto questo punto di vista, appunto, assomigliano agli uomini, che vogliono scoprire tutto. Sovente erano ospiti nei palazzi di Aule, ma Celegorn preferiva recarsi alla casa di Orome, dove molte cose apprendeva sui pennuti e gli animali terrestri. Celegorn è uno dei figli di Fëanor, di cui sapeva ogni linguaggio, che tutte le creature viventi che sono state nel regno di Arda, salvo le selvagge e perfide di Melkor, vivevano allora nella terra di Aman. E c'erano anche molte altre creature che non sono state viste nella terra di Mezzo, e forse mai saranno viste, da che il mondo è mutato. Cioè, possiamo immaginare che ci sono anche gli unicorni, Pegasi alati e altri animali fantastici, a parte appunto quelli perfidi, della tradizione, tipo i draghi, le idre, i kraken, che quelli invece li ha creati Melkor, no? Che sotto questo punto di vista, anche sotto questo punto di vista, è molto zoroastriano, secondo cui appunto, tutte le creature feroci, tutte le creature miti sarebbero state create da Ur-Hamasdah, il dio buono, e invece tutte le creature feroci sarebbero state, o velenose, sarebbero state create invece da Ahriman, suo avversario, lo spirito maligno. Dunque, finisce qui il capitolo quinto, non sono sicuro. E comincia il capitolo sesto, Fëanor e la liberazione di Melkor. Cioè, dopo tutte queste belle storie così amene, no? Così piacevoli, che narrano di una vittoria dopo l'altra, dopo la sconfitta di Melkor, ricominciano i guai.
perché Melkor ha finito la sua prigionia, no? Il suo periodo di carcerazione e ricomincerà a dare dei problemi. E qui chiudo, arrivederci.